Cioè, te lo giuro, Senti, ma zuzzico con loro. se io adesso ti chiedessi, sulla base della tua esperienza, delle situazioni che io non ho vissuto, no? Per un fattore anagrafico, la differenza fra quegli anni, diciamo, anni fino agli anni 60, 70 e oggi, le persone, la moralità, le amicizie. Non c'è più niente di quello che hai detto. Cioè sono due mondi Amicizie completamente diverse. diversi. E Non c'è quindi più moralità, la non c'è più. parola e la stretta di mano contava tutto. Quindi Oggi no. tu torneresti. Erano tempi felici, diciamo, Sì. a parte l'età. Perché sai, quando uno è Erano giovane, tempi felici. erano tempi felici. Le amicizie contavano. Frascati com'era, allora e oggi. Allora era un po' meglio, sempre per le stesse ragioni, è cominciata a cambiare l'umanità, diciamo, non c'è più quella parola vera, quello che conta. Come Adesso è una te borgata. posso dire? È diventata giusto una borgata, ma borgata per esempio era anche prima, perché la gente veniva a Frascati per Sì, cambiare. ma era paese. Era un Adesso a paese. borgata è una cosa diversa, perché il paese era qualcosa che ti riunisce. A borgata è una cosa così. Prima. Allora diciamo che l'età dell'oro l'abbiamo vissuta. Abbiamo vissuto, sì. Ecco, questa qui è una testimonianza che lasciamo ai giovani, lasciamo a futura memoria. Io la prima casa che mi comprai fu una parola data, stavamo in affitto. Questo mi dice, c'aveva un fratello che aveva bisogno dei soldi perché giocava, faceva quello che gli pare, insomma. Arena bisogna che la vendo. E beh, io te devo dire, io non me la posso comprare. Dico, perciò dimmi quando la devo liberare e te la libero. Ma perché in tavido? E perché Rena? Perché non c'ho soldi. Io ho 40 milioni, non ce l'ho. Se basta che me ne dai 20, che io li do a mio fratello, a Lui me si mi sta. dai quanto ti pare. Ecco E qua. così fu. Senza una carta, senza niente. Allora era diverso tra di noi. Capito? Mo no. Adesso non esiste più niente, guarda, non E poi esiste più. c'era la parola data, no? Ecco. Esatto, che contava più del Se non contratto. adempivi, se non adempivi, poi dopo eri bruciato. Beh, eri bruciato, non l'avrei neanche fatto. Appunto gli dissi, dico, io sti soldi non ce l'ho. È inutile che ti prometto. 1.000 euro al mese potevo levare, ma di più no. Renato Fondi e signora, a futura memoria. Grazie.